you <music> Bentrovati, oggi siamo qui con il dirigente scolastico del Liceo Classico Vincenzo Lanza di Foggia perché è recentissima la notizia eh, di qualche settimana fa che riguarda l'istituzione o un riconoscimento straordinario di grande eccellenza che riguarda il Liceo Classico, il Liceo, Liceo Classico Vincenzo Lanza e il Liceo Artistico Perugini. Eh, il Liceo Artistico Perugini e il Liceo Classico Vincenzo Lanza sono infatti diventati scuole, licei affiliati all'Università di Chem. Cambridge. È un riconoscimento che è avvenuto a seguito di una visita di ispettori competenti e di cui ci potrà raccontare il dirigente, il professor Giuseppe Trecca. Ben trovato. Sì, grazie, buongiorno. Sì, appunto come diceva dirigente scolastico come si dice adesso, del liceo classico Vincenzo Lanza e del liceo artistico Perugini. Eh, questo è avvenuto dal 2012 e quindi come amo dire si è costituito un grosso polo umanistico all'interno della città eh, che è veramente... Credo importante perché mette insieme la cultura classica del, del liceo Lanza e la cultura artistica del, 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 del liceo Perugini. Quindi credo che questa sia una bella novità che sta operando molto intensamente all'interno della città. L'ultima novità che abbiamo prodotto in questo contesto di internazionalizzazione nel quale stiamo spingendo le due scuole è proprio il riconoscimento dell'affiliazione al network delle scuole eh, dell'Università di Cambridge, riconosciute dall'Università di Cambridge per il rilascio di queste prestigiose certificazioni evolute dall'Università dall e che comporterà un arricchimento molto forte dell'offerta formativa delle due scuole. Il prestigioso risultato è stato conseguito grazie all'impegno eh, profuso, con grande professionalità, dalla professoressa Francesca Fici e dalla professoressa Silvia Iatta. Eh, e la notizia è arrivata a soli tre giorni dalla visita ispettiva. In che cosa è consistito questo lavoro di squadra per consentire il raggiungimento di questo risultato? Sì, il lavoro di squadra condotto, devo dire, con straordinaria professionalità dalla professoressa Francesca Fici che si è mossa molto, molto bene nel... Raccogliere e portare avanti questa idea e poi con l'aiuto fondamentale della professoressa Gliatta, Silvia Gliatta, del Perugini, e quindi anche in questo caso abbiamo una docente del e una docente del Perugini che hanno operato in straordinaria sinergia. La professoressa Gliatta è docente di inglese. Eh, e siccome i genitori mi chiedono sempre chi insegnerà in questi corsi, in queste sezioni Cambridge, ecco stamattina devo dire sicuramente la professoressa Agliatta che eh, devo sottolineare è una professoressa docente madrelingua perché è nata e ha studiato in America, eh, quindi sarà la docente di in inglese che sta coordinando il progetto Cambridge e che quindi si affiancherà e guiderà anche i docenti madrelingua che verranno per lo svolgimento delle altre ore. Il risultato di questo riconoscimento ha come conseguenza, direi immediata, ha avuto come conseguenza immediata la eh, costituzione di tre classi Cambridge che vedranno eh, l'offerta formativa potenziata con eh, inglese e matematica, giusto? Sì, noi abbiamo avuto già, per la verità penso che saranno almeno quattro, perché ne abbiamo due già costituite, una terza in corso di costituzione al liceo classico Lanza e una già formata e eh, istituita al liceo artistico. Quindi al liceo classico verranno, verrà potenziato l'inglese ovviamente e verrà potenziata la matematica. Al liceo artistico perugini invece l'inglese e art e design che è appunto disciplina specifica del liceo artistico. E quindi ci sarà questo, tutte e due queste materie a seguito degli esami che saranno condotti dall'Università di Cambridge avranno la certificazione in queste, in queste due discipline e quindi per quest'anno partiamo con due ma l'obiettivo è di implementare almeno una terza disciplina. Si parla dunque di potenziamento dell'offerta formativa attraverso l'inglese e la matematica, è però il liceo classico, è una forza straordinaria anche confermato da una visita confermata da una visita che c'è stata di recente, eh, non l'ultima assolutamente perché c'è una carriera e un percorso straordinario di visite all'interno del, del liceo classico grazie agli offerti e agli incontri culturali organizzati dalla professoressa Mariolina Cicerale. Nell'ultima eh, visita, eh, nell visita è stata protagonista Andrea Marcolongo e si è parlato non di inglese e non di matematica ma della genialità senza tempo del greco antico. Eh, lei insegna al ed è dirigente scolastico del Liceo Classico dal 2008, ma può raccontarci se esiste qualche differenza o qualche evoluzione in negativo o in positivo delle iscrizioni al Liceo Classico o di una evoluzione di una scuola così eh, da molti considerata elitaria, ma così non dovrebbe essere? No, voglio dire che il Liceo Classico Lanza e adesso anche il Perugini... Oltre il riconoscimento dell'Università di Cambridge prestigioso a seguito di questa visita ispettiva ha già una certificazione di eccellenza molto importante che è fornita da un progetto, l'unico progetto nazionale, il primo progetto nazionale scolastico partito a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che è condotto appunto dall'Ufficio Scolastico del Piemonte, dalla Confindustria Piemontese, dai sindacati e da tutto un team che si chiama Marchio Saberi e che certifica le scuole di eccellenza, questa rete di scuole. E noi siamo stati probabilmente la prima scuola del Meridione ad avere questa certificazione. A questa adesso si unisce questa di Cambridge e non possiamo che essere orgogliosi. Voglio sottolineare con forza che noi in questi anni abbiamo fatto uno straordinario lavoro sul piano extracurriculare. Extracurriculare significa le attività che si svolgono fuori dall'orario scolastico e che non incidono sulle ore di insegnamento. E queste attività, lei citava sicuramente la più prestigiosa, i nove anni di incontri extravaganti e di letture oltre condotti dalla professoressa Cicerale, che senz'altro sono il fiore all'occhiello della scuola per il tipo di notorietà, di coinvolgimento all'interno della città, degli enti e istituzioni. e Incontri culturali aperti alla cittadinanza. Aperti alla cittadinanza e infatti sono sostenuti dall'assessorato alla cultura, dal comune di Foggia, dall'assessorato alla pubblicità pubblica istruzione, dalla Fondazione Banca del Monte, dall'Università di Foggia, per dire che si è riusciti in un'operazione che non è rimasta scolastica ma è diventata cittadina e poi ha ospitato tutte le principali intelligenze nazionali, culturali e anche internazionali. Ma ce n'è quindi... uno che ricorda con particolare emozione l'arrivo di un noto giornalista o scrittore o scrittrice o autrice che, che non riesce a, a eliminare dal suo ricordo? Beh, noi ne abbiamo, ne ho tantissimi, che veramente sarebbe un, fare torto in particolare no. no però no, voglio torto, dire: un, un livello significativo, e cito per esempio Beppe Severnini, che dopo il nostro incontro ci ha. Citato due volte un articolo sul Corriere della Sera nella sua rubrica Italiani e lo ha dedicato proprio al Liceo Classico Lanza ed era molto bello perché diceva dove si spegne la luce a Foggia. Dicevo: Ho incontrato se la dava? degli studenti così belli, così vivi, così eh. attivi, così vivaci e poi leggo che Foggia. All'epoca adesso stiamo migliorando, grazie a Dio, è una delle ultime città d'Italia. Dove avviene questo cortocircuito? Per cui questa intelligenza così brillante dei ragazzi... Poi non produce un, un, una rete sistemica all'interno della città per cui non si arriva, Foggia non occupa le posizioni che meriterebbe di occupare. Lanciava una domanda, rimaneva con il dubbio. Lanciava una domanda, non credo che fosse compito suo dare la risposta, però era bellissimo il modo in cui aveva posto la domanda, cioè dove si spegne la luce di questi ragazzi. E il e dirigente questo... scolastico Giuseppe Trecca che risposta dà? Eh, che risposta dà? È una risposta abbastanza complessa da dare, non tocca neanche a me, credo. Io uso una battuta, quando si arriva primi o si arriva ultimi c'è un gioco di squadra molto forte, cioè significa che se siamo riusciti ad arrivare a volte in posizioni... Non ultimi, ma quasi, vuol dire che tutti mettono una parte, hanno una parte di responsabilità. E così credo che tutti quanti insieme dobbiamo fare uno sforzo perché la città di Foggia torni su. E devo dire che tutto il lavoro culturale che si sta facendo all'interno della città in questi anni sicuramente produrrà i suoi risultati, non può essere diversamente, perché si parte e si deve partire sempre dalla cultura. Avete mai condotto una ricerca che riguardasse eh, i dati statistici dei ragazzi, degli studenti e delle studentesse del liceo classico? In quanti vanno fuori città e, e raggiungono eh, carriere ragguardevoli fuori da questa regione o da questa terra? Ma noi ne abbiamo tantissimi e li abbiamo reinvitati e reinvitiamo costantemente tutti i ragazzi che hanno da testimoniare qualcosa. Cito solo l'ultima quando è venuta la Marcolongo che lei ha appena ricordato, abbiamo fatto venire Benedetta Mancusi, una studentessa di qualche anno fa, tant'è vero che poteva partecipare ancora al Campiello e che si è classificata tra i semifinalisti, adesso attendiamo l'esito del e abbiamo invitato. Intanto, la ragazza, appena saputo la notizia, l'abbiamo messa a fianco alla Marco, ehm, a fianco, eh, non alla, alla Marco Longo. No, un altro, adesso no, è l'ultimo incontro che abbiamo avuto. Mm. Sì, eh sì, e sì. Ma quindi... perché la, la... No, a, a non Luca è... Bianchini l'abbiamo affiancata a Luca Bianchini, lo scrittore straordinario, che è stato l'ultimo ospite, famosissimo ormai anche a livello cinematografico, e quindi c'era la, la Benedetta Mancusi, finalista del Campiello, e Luca Bianchini. La giovane scrittrice che ha appena nominato il dirigente Giuseppe Trecca è solo l'ultima in realtà, l l solo l'ultima ex alunna del liceo classico Lanza ad arrivare alla fase finale eh, del premio letterario. Prima di lei altri nove ex studenti avevano sì. raggiunto questo traguardo ed è lei in un recente articolo, in una recente intervista pubblicata sull'attacco, eh, sull a dire che il liceo classico Lanza eh, lo aveva e lo ha sempre pensato come un luogo in cui ci si attrezzi per la vita, una sorta di trampolino di lancio per ragazze e ragazzi capaci che poi usciti dalla scuola spiccano il volo da soli per inseguire la propria stella danzante. E qual è il segreto di questo liceo classico? Beh, il liceo classico adesso devo dire anche del liceo Perugini, per esempio. L'ultima idea che è nata nel Perugini e che sta avendo anche notevole successo all'interno della città è, per esempio, il coro che è nata come un'iniziativa del Perugini. Poi sul mio suggerimento diventata come era nata come docenti del Perugini e su mia in, proposta è diventato studenti eh, docenti del Perugini e studenti dell'Anza e del Perugini. Ed è un coro che sta avendo straordinario successo. L'ultima è stato chiamato qualche giorno fa alla festa della polizia a San Severo per eh, cantare l'Inno d'Italia ed è stata una bella soddisfazione e ringrazio il questore per l'onore che ci ha concesso però consentitemi di ricordare anche gli straordinari successi in campo scientifico perché questo e' bene ricordarlo, i nostri studenti hanno risultati notevoli grazie all'impegno delle docenti del Dipartimento di Scienze e di Matematica perché noi partecipiamo alle Olimpiadi di Matematica, partecipiamo ai Kangaroo di Matematica, partecipiamo a Gioia Matesis, partecipiamo a tutte le principali gare anche di ambito scientifico. E devo dire che i risultati sono notevoli e sono certificati anche questi nell'albo delle eccellenze del Ministero. Questo mm. è lusinghiero, però è, è la verità è che il liceo classico è, è, è noto, notissimo come scuola che indirizza e privilegia un po' le, le materie letterarie e umanistiche. Non è un caso che molti siano terrorizzati dalla difficoltà, dalla pesantezza, cito eh, questi terzi che spesso ascolto, eh, del latino e del greco. No, no, no. Io voglio dire che noi. Oppure, sa cosa si dice spesso? Che al liceo classico si studia troppo, vero o falso? <ride> non lo so che cosa <ride> si intenda per troppo. Io credo che al liceo classico si studi, ma senza, devo dire, affanno e senza rimetterci la salute. Perché se no non si spiegherebbe altrimenti come mai tantissimi studenti che da noi vanno benissimo, poi studiano contemporaneamente il conservatorio, oppure hanno impegni agonistici di altissimo livello, oppure hanno altre passioni, suonino e fa, quindi riescono a coniugare anche a risultati eccellenti anche altri impegni. Abbiamo una quantità notevole di studenti che sono al conservatorio. Quindi si studia perché si deve studiare, perché se no poi all'università i risultati. Non arrivano, però eh, si studia il giusto. Ci tengo a sottolineare questo anche perché noi, eh, con, con questa certificazione Cambridge, noi non abbiamo ridotto di nulla, non abbiamo cercato nessuna scorciatoia alla presunta crisi del classico e, e, che non abbiamo mai vissuto e mai avuto, eh, però noi non abbiamo tolto il latino. O come hanno fatto altre scuole, altri licei, perché in questo modo forse si diventa più commerciale. No, noi abbiamo aggiunto due ore di inglese e un'ora di matematica. Quindi adesso siamo in grado di fornire una preparazione che credo sia veramente completa. Ma che non diventa un'ulteriore pesantezza, diventa la maniera per fare in modo più disteso quello che si fa in meno ore. Quindi direttamente con gli insegnanti, direttamente a scuola e si conseguono certificazioni che sono fondamentali. Lei pensi che un ragazzo in inglese dovrebbe farlo a parte, da noi lo farà curriculare all'interno delle ore di insegnamento e quindi eviterà un ulteriore impegno pomeridiano, mentre invece lo farà a scuola, seguito dal proprio docente dal docente madrelingua certificato che affiancherà il docente curriculare. Insomma, mi pare di capire che la caratterizzazione essenziale del, di questo tipo di scuola sia eh, assecondare i talenti di ciascun certo, studente. Certo. Di, Ciascuna studentessa. Un Devo po dire, la stessa trampolino. cosa è per il liceo artistico, lo stesso ragionamento stiamo facendo, perché sono due splendide scuole. Due scuole di nicchia, tra virgolette, nel senso che il classico e l'artistico, per esempio nella città di Foggia, sono rappresentate solo dal classico e dall'artistico. Anche lì la risposta che noi stiamo dando all'evoluzione dell'Istituto d'arte, perché da istituto d'arte è diventato liceo, noi anche qui stiamo rafforzando l'offerta formativa e i risultati si stanno vedendo. Anche qui senza liceo? semplificazione. Beh, il liceo artistico è una bella scuola che fa. Noi stiamo puntando a fare la quinta sezione. Con, con uh, questa sperimentazione Cambridge. Cioè e quindi, i, I numeri intendo: al liceo classico, quanti sono gli studenti e quanti sono al liceo artistico, per curiosità. Ma la scuola è da questo punto di vista enorme perché ci sono 700 e passa studenti all'Anza di Foggia, ce ne sono 450 al Perugini, e poi ci sono le sezioni staccate di Ascoli e Bovino con un. Con un corso, quindi la scuola è enorme da questo punto di vista. Oggi si va verso gli istituti che abbiano una certa massa critica. C'è una buona connessione o una buona collaborazione tra il Liceo Artistico Perugini e l'Accademia di Belle Arti o, o nulla? No, c'è una bella collaborazione che dobbiamo rafforzare, ma il liceo artistico è presente in tutta la città. Eh, con, adesso è, siamo presenti a l'ultima manifestazione, eh, c'è un'interazione molto stretta col Comune che si avvale della, de, dei talenti dei nostri ragazzi e di tante scuole, l'università, nel senso che ci sono lavori di eh, rivisitazione di, di, de, degli spazi. Spazi, delle, de, eh, delle pareti che siamo chiamati per dare eh, un senso, una fisionomia, una rivisitazione di tutte queste realtà con le quali interagiamo. Lei è, è dirigente scolastico dal 2008 al Liceo Classico Vincenzo Lanza e dal 2012 al Liceo Artistico Perugini. Che cosa ritiene che si sia avvertito positivamente o no dopo la riforma della Buona Scuola? Intanto l'accorpamento c'è stato proprio a seguito di questa riforma. Lei, si trova no, no, no. No, l'accorpamento è del, 2000, del 2012, quindi è precedente, la buona scuola è del 2015, quindi sono due cose separate. E la centralità del ruolo del dirigente scolastico pensa che sia stata un'ottima innovazione? Ma eh, qui naturalmente i punti di vista sono discordi. Io da dirigente scolastico ovviamente non posso che auspicare... Perché si fa un grosso errore, non è il problema di dare potere a una persona sola, perché così si semplifica e si rende rozza la, la discussione, perché il problema è che all'interno della scuola ci deve essere una persona che ha il potere o meglio il dovere di decidere della decisione finale la decisione finale non può essere una decisione collegiale come è stato in questi ci vuole il dirigente scolastico che abbia la possibilità di dire l'ultima parola naturalmente il dirigente scolastico se è degno di tale nome l'ultima parola la dice dopo aver ascoltato tutte le componenti della scuola e tutte le sensibilità presenti all'interno della scuola ma... La realtà scolastica è l'unica realtà dove in questi anni eh, non c'è stato un vero ruolo direttivo, dirigente da parte, e purtroppo devo dire che continua a non esserci perché eh, c'è molto timore da parte dei docenti, forse anche a giusta ragione, non lo so, non è. Però, <ride> Sulla base di queste ottime premesse che riguardano i, i successi straordinari del liceo classico e anche eh, del liceo artistico perugini i licei eh, diretti dal dirigente scolastico Giuseppe Trecca che è stato oggi qui con noi, lo ringraziamo e auguriamo a tutta Posso la squadra intera del liceo, liceo. anche i genitori che possono ancora optare per il liceo. Cambridge per le sezioni sperimentali del liceo Cambridge, quindi se hanno voglia di fare questa scelta, di avere questa offerta formativa completa sono ancora in tempo per farlo. Bene, ottimo. Buon lavoro a tutti e grazie al professor Giuseppe Petrecca, dirigente scolastico del liceo artistico perugini e del liceo classico Vincenzo Lanza per essere stato con noi. Grazie a lei e a Teleblu.